E soprattutto quando per un'azienda è più conveniente avere un robot, secondo voi che cosa fa? Questo è un robot trainizzato, quindi quello che vedete sono azioni che vengono ripetute uguali, identiche a quelle che ha fatto un essere umano, quindi lui non è completamente autonomo, ma impara, così come ChatGPT impara dalle parole e pappagallescamente ripete, lui braccescamente ripete. E allora capite che questo fa letto. Ma non è finita! Questo è quello della Tesla, non Gino Pinozzi saltimbanco. Tesla è velocizzato, vedete dietro che fa più piano, ma imparano a fare queste cose e pappagalleranno noi con la nostra esperienza. La nonna fa una pasta che se lo sogna il robot cuoco. E no, perché il robot cuoco copia i movimenti della nonna. E li rifà uguali! E allora in cucina, così come abbiamo il microonde, avremo il robot o il cuoco stellato, perché basta scaricare il software a pagamento del cuoco stellato di Gordon Ramsay, paghi l'abbonamento Gordon Ramsay, e a casa Gordon Ramsay che fa tutto.